non ti sposare uno di campagna, farai una vita infame, no? 365 giorni all'anno, tutti gli anni, compreso le festività. Non c'era Natale, non c'era Pasqua. Sembrava che l'agricoltura era un'offesa. Tanti miei amici sono andati a lavorare alla Fiat a Torino. E ti trovavi più spazio perché quello chiudeva, però bisognava riuscire a coltivare il tutto perché si era fermi alla mula. E poi quando finivamo, dopo stavamo male per diversi giorni, troppi sforzi, troppi... E perché lavoro duro, faticoso, guarda, chi non lo prova non lo capisce. Negli anni 60-70 erano presenti 4 famiglie con una ventina di persone. E io non ero d'accordo perché hanno comprato il trattore e hanno dovuto vendere la mula. E ho cominciato a capire che bisognava avere le macchine. Mio papà ha comprato un trattore, non tanto grande. Poi ho visto che andava bene, ho preso l'altra che andava bene e pian pianino mi sono motorizzato. Cioè, oltre a ridurre la fatica delle persone, ha migliorato anche proprio la produttività. È stato tutto più facile. Era una cosa che tu in mezza giornata pulivi tutti i fossi mentre prima si lavorava. Dall'inverno, quando finiva di gelare, fino in primavera inoltrata a pulire i fossi. Mettere su internet i tuoi prodotti, cambiare il sistema di commercializzare il latte, la carne, i pomodori, quello che hai. La produttività è aumentata di una quindicina di volte rispetto ad un tempo. C'è talmente tanta produzione che a volte buttiamo via dei cibi. La nuova generazione è per sviluppare e per investire nella tecnologia e per trovare alternative. Fare attenzione a quelli che stanno diventando i temi predominanti, il consumo del territorio, il consumo dell'acqua, l'attenzione ai pesticidi. Ci sono ancora delle resistenze da parte di chi ha sempre fatto così, ma questo è... Ha un modo diverso di nutrirsi. Io li consiglio di lavorare all'agricoltura perché è quello che ti darà un pezzo di pane per tutta la vita.